bentornato, qui è il solito Gil di Corner Sandoriano, ragazzi, benvenuti. Allora ragazzi, importantissimo, meno male Giampaolo resta l'allenatore della Samp. Io tiro un grandissimo sospiro di sollievo per diversi motivi che adesso vi vado a spiegare. Io sono contentissimo che Giampi rimanga, perché il motivo principale è uno solo: che razza di figura avremmo fatto esonerando Giampaolo? Ma no, peraltro, perché allora, o riprendevi D'Aversa, o dare a Giampaolo un ottimo buon uscita, oppure dovevi pagare tre allenatori. È una società chiaramente in difficoltà economica, come fa a pagare tre allenatori? Prendi quello della primavera, va bene, ok, però devi comprare un altro allenatore per la primavera, cioè capite che se non ci sono, non ci sono, ragazzi, c'è poco da fare. E questo è il motivo numero uno. Il motivo numero due è il fatto che avresti fatto una figura di merda incredibile, cioè proprio a livello contrattuale. Prende un allenatore dove c'è scritto nero su bianco: se mi salvi la squadra hai il contratto prolungato, e poi un mese dopo fargli ciao ciao, cioè, no, sarebbe stata un'umiliazione. Vuol dire che non hai un minimo di serietà. Già il fatto che se ne sia parlato mi ha fatto dubitare molto della serietà dell'operato, però vabbè. Terzo e ultimo fatto, lato umanitario. Può piacere come può non piacere, ma ragazzi, Giampaolo ci ha messo la faccia. Giampaolo ha avuto le palle di dire sì a un progetto che, ok, non era impossibile, perché ci siamo salvati anche a botta di culo. Io l'ho detto, ci siamo salvati più per dei meriti altrui che meriti nostri. Però intanto ci siamo salvati. Quanti altri avrebbero messo la loro faccia davanti a un progetto del genere? Secondo me non tanti. Quindi, prima di tutto, grazie a Giampaolo, che il suo l'ha fatto, perché tutti vorrebbero criticare Giampaolo, eh? Però intanto abbiamo battuto 4-1 Fiorentina, 4-0 Sassuolo, 2-0 Empoli, abbiamo vinto il derby, 7-7 per Giampaolo, eh? Cioè, non 7 vittorie, ma una roba tipo 5 vittorie e 2 pareggi, non ha mai perso, grande Giampi. Quindi, schifo, a me non sembra proprio. Poi magari ho elencato le uniche 4 vittorie, le uniche 4 partite decenti, però scusami, non mi sembra. Detto ciò, ripeto, io sono contentissimo che rimanga. Tra un po' uscirà un video anche sul calciomercato, su quello che ne penso, soprattutto in uscita più che in entrata, perché finché non si smuove nulla a livello societario le cose non andranno molto avanti, ma vedremo. Giampaolo ha chiesto espressamente, all'inizio ha chiesto una squadra più competitiva, perché ogni anno la Serie A diventa più competitiva. Logicamente noi ci dobbiamo migliorarci, dobbiamo evolverci, dobbiamo avere una squadra un po' più competitiva anche noi, se no diventa veramente un problema. E gli hanno fatto capire che finché c'è questa società sarà impossibile, e lui ha detto che va bene, allora farò il massimo con quello che mi date. Ok, perfetto, questo è quello che mi piace. Perché io ti chiedo, se tu non mi dai, va bene, io per amore della squadra e della società faccio il meglio che posso. Però poi non gli vinca a rompere il cazzo se non vince. Perché attenzione, ci risiamo, voglio vedere quanti altri allenatori avrebbero preso il posto di Giampaolo sapendo la situazione in cui è la Samp, ovvero un'incertezza totale. Quindi, ripeto, siamo tutti bravi a criticare, a commentare, a giudicare, a dire ma io avrei fatto, io farei... Cicco, comi, mime, me. No, intanto c'è chi fa e chi non fa. E visto che mezza Serie A si sta sfanculando le panchine, perché c'è io una cosa che non ho mai capito, il valzer delle panchine, che tutti i senatori che vanno via, Cioffi dall'Unesca ha fatto benissimo, va via, Tudor da Verona va via, ma boh, non ho mai capito queste cose, veramente. Però Giampaolo rimane, e a me questo piace, è sintomo di fedeltà, quindi contentissimo. Ragazzi, importantissimo, adesso probabilmente lo diremo anche in un paio di video, io tra poco mi trasferisco, il che vuol dire che non avrò più questa location per fare i miei video, il che vuol dire che non avrò neanche più questa meravigliosissima maglia. E, cioè, ovviamente ce l'avrò ancora, però tenerla lì in disparte a far nulla, sinceramente, mi dispiacerebbe. Quindi, notizione delle notizie,
Nei prossimi video spiegheremo e vi racconteremo al meglio come poter vincere questa maglia originale della Samp, autografata dai giocatori. Quindi, ragazzi, io l'ho vinta, non mi ricordo, 8 o 9 anni fa, quindi veramente tanto tempo fa. I giocatori erano quelli, eh. Non sto scherzando, non è una replica, non è una presa in giro, poi lo vedrete meglio. Però l'importante, importantissimo, che rimaniate aggiornati, perché uno di voi se la porta a casa. Perché obiettivamente io adesso trasloco, non avrò un ambiente grosso, continuerò a fare video, non avrò un ambiente così spazioso e grosso dove poterli fare, quindi non poterla esporre mi dispiacerebbe, e tenerla lì da qualche parte a prendere polvere mi dispiacerebbe ancora di più, quindi perfetto che ce l'abbia uno di voi. Proprio ve lo dico a cuore aperto. Comunque rimanete aggiornati perché vi spiegherò come vincerla. Ragazzi, iscrivetevi al canale e come sempre, forza Samp! Ciao popolo blucerchiato!